Facciamo una parentesi di quello che stiamo vedendo dell'alfabeto ebraico per studiare le feste del Signore. Quella che avverrà sarà nel giorno 7 di settembre, la settimana prossima. E le feste del Signore, tutte le feste, sono, sono delle figure di cose che verranno. Siamo nel mese settimo del calendario biblico Tishrei, nell'anno 5781. È la festa del Capodanno ebraico, sì? Per loro il Capodanno è questa festa di Yom Teruah, cioè la festa o il giorno delle trombe, sì? Vediamo la diapositiva numero 2. In quale epoca succede questa festa? Nella raccolta delle uve e degli ulivi. L'adempimento profetico parla dell'inizio della grande tribolazione. Sì? Le trombe si suonano e perché è segnato dalla luna nuova. Sì? C'è l'appuntamento divino, il Moedim, sempre va segnato dal cielo. Sì? Loro non suonano le trombe, non danno inizio a quella festa se la luna non si vede spuntare nuova in cielo. Sì? Perciò il giorno delle trombe di allarma, di strepito assordante. Poi là ascolteremo il shofar, quello del video, no? Vediamo la diapositiva numero 3. La festa di Yom Teruah, delle trombe chiamata, dalle quali il giorno e l'ora che nessun uomo conosce. Perché? Perché fa riferimento alla risurrezione dei morti e al rapimento. Con la chiamata della tromba c'è un raduno prima, sì? Una chiamata. Tutte le feste della primavera che sono passate sono già state adempiute da Yeshua, sì? Ma queste autunnali, questa è la prima autunnale, si deve ancora adempiere. Poi c'è l'altra, Yom Kippur, 10 giorni dopo c'è Yom Kippur e dopo, subito dopo, c'è la festa di Sukkot. Sono le tre feste che mancano, che sono quelle autunnali, da adempiersi. Sì? Vediamo prima Tessalonicesi 4, 13 al 17. Perché con questa festa, sì, in questo periodo succederà questo Moedim, questo appuntamento divino, sì? Al suono delle trombe il Signore, il Re, scenderà. Perché il Signore, vediamo se non è 16, prima Tessalonicese 4, 16 e 17. Perché il Signore stesso, con un ordine, con voce d'arcangelo e con la tromba di Dio, scenderà dal cielo e prima risusciteranno i morti in Cristo. Poi noi viventi, che saremo rimasti, verremo rapiti insieme con loro sulla nuvola a incontrare il Signore nell'aria e così saremo sempre con il Signore. I rabbini dicono che così come il sole fu creato, quando? Nel quarto giorno della creazione, sì? Così il Messia sarebbe venuto il quarto giorno o millennio. Sì? Lui chi è? Il sole di giustizia. Lo vedete? Lo vedete con me? Il sole fu creato nel quarto giorno e il sole di giustizia, il Messia, è venuto al mondo nel quarto giorno, nell'anno 4000. Sì? È stato il 14 di Tishrei dell'anno 3999.
quando mancavano 18 mesi all'inizio del quarto millennio. Secondo, sì, secondo il calendario. Sì. Ora torniamo a Yom Teruah, Esodo 12, versetto 3. Esodo 12, versetto 3. Parlando del decimo giorno, parlando del quarto giorno, sì? Come vi ho detto prima, è stato il 14 di Tishrei dell'anno 3999 quando il Messia è venuto. Ora dovete vedere Esodo 12, 3. Seguitemi. Parlate a tutta la comunità di Israele e dite: il decimo giorno di questo mese ognuno prenda un agnello per famiglia, un agnello per casa. Lo osserverete fino al 14° giorno di questo mese e tutta la comunità di Israele riunita lo sacrificherà al tramonto. L'agnello doveva essere separato per 4 giorni. Anche Gesù è stato sottoposto a esami 4 giorni prima di morire, nei quali è stata ratificata la sua innocenza. È morto giorno della Pasqua, 14 di Nisan, 4 giorni come uomo soggetto a tempi cronologici. Ma come Dio, come Elohim, Yeshua è luce, perché il sole, perché lui è il sole di giustizia, è stato conservato per 4000 anni. Infatti, nel quarto millennio, lui era su questa terra. Sono passati già 2000 anni da quando la parola si è fatta carne, sì? Ed è tabernaculizzato fra di noi. Vuol dire che sono passati 2 giorni. Ricordatevi, seconda Pietro 3,8. Cioè, da quando è venuto sono passati 2 giorni. O 2000 anni. Secondo Pietro 3,8 dice: ma voi carissimi non dimenticate quest'unica cosa, per il Signore un giorno è come 1000 anni e 1000 anni sono come un giorno, come Elohim si conta dai millenni, Yeshua come Elohim si conta da millennio a millennio, ma come uomo si conta come giorni. Andiamo a vedere il discorso della seconda venuta. Vi ricordate la regina Esther, dopo digiunare nel buio assoluto delle circostanze che stava vivendo, al terzo giorno lei vede, ottenne la grazia, lei vede la luce, lei vede la risposta, sì? Yeshua stesso risuscita al terzo giorno. Sembrava che era morto, sembrava che tutto era finito, ma nel terzo giorno lui risuscita, sì? Viene alla luce. Vediamo Osea 6,2. In 2 giorni ci ridarà la vita, in 2 giorni. Il terzo giorno ci rimetterà in piedi e noi vivremo alla sua presenza. Sì? Siamo pronti allora a cominciare il terzo giorno, cioè il 7° giorno, il regno millenniale. Quello si adempirà con Sukkot. E cioè a essere pronti per partire con il re dei re. Dobbiamo passare questi 2 giorni di buio, scusatemi, ma è così. Siamo al mezzo del buio, ora stesso, sì? Sulla terra si stanno vivendo giorni di buio, buio assoluto, di circostanze, di peccato, tanto peccato che anche il peccato si sta legalizzando in tanti modi. 2 giorni da quando è morto e risuscitato Cristo. Ma per capire meglio dobbiamo tornare al Monte Sinai, sì?
nel terzo mese dopo dell'uscita dall'Egitto, sì? Vediamo cosa è successo. Esodo 19:10. E qua dobbiamo collegare tutto. Allora il Signore disse a Mosè: va dal popolo, santificalo oggi e domani, fa che si lavi le vesti, siano pronti per il terzo giorno, perché il terzo giorno il Signore, che succederà? Il terzo giorno scenderà in presenza di tutto il popolo sul monte Sinai. Qua c'è la rivelazione. Il terzo giorno, come fu mattino, ci furono tuoni, tromba, tuoni, lampi, una fitta nuvola sul monte e si udì un fortissimo suono di tromba, tanto rumore insieme. Tutto il popolo che era nell'accampamento tremò, e questo è quello che succederà proprio in questa festa. Perché la festa che il Signore deve ancora adempiere. 19. Il suono della tromba si faceva sempre più forte. Mosè parlava e Dio gli rispondeva con una voce fragorosa, assordante. La Torah, le istruzioni, perché quando si parla di Torah la gente si... non lo accetta, non lo capisce. La Torah sono le istruzioni. Furono date accompagnate dal suono dello shofar per la prima volta, per attirare l'attenzione, perché era un giorno che doveva essere ricordato di generazione in generazione. Ricordare quando e come furono date le istruzioni. Così dobbiamo comprendere il Levitico 23-24. Andiamo a vedere. Parla ai figli di Israele e di loro: il settimo mese, quando il Signore ci chiamerà per poi entrare allo Shabbat, al giorno di riposo o millennio, il primo giorno del mese avrete un riposo solenne che sarà ricordato con il suono della tromba, una santa convocazione, Yom Teruah o Teruah, giorno di acclamazione di grande frastuono, segna l'inizio delle feste autunnali, Yom Teruah, Yom Kippur e Sukkot. Parlano di eventi importanti che si verificheranno alla fine dei tempi. Questo lo dobbiamo vivere ancora. Cosa significa Yom Teruah? Simboleggiare o ricordare è un annuncio della venuta del nostro Re. Queste feste autunnali si devono adempiere con la sua seconda venuta. Vediamo la quarta diapositiva. Settembre, settimo mese. Tishri. Si parte da aprile. Questo è il primo mese, sì. Ma il calendario ebraico è un modo e il calendario del creatore è un altro. Sì. Tishri, settimo mese. Significa Tishri, scusa, perdono. Poiché il 10 di Tishri è Yom Kippur. Tra Yom Teruah, giorno delle trombe, e Yom Kippur, giorno dell'espiazione, ci saranno 10 giorni di pentimento, in cui Elohim vuole che noi consideriamo le nostre azioni, sì? Perché sono giorni di buon auspicio in cui Elohim riceve la nostra Teshuvah, cioè il nostro pentimento, sì? Ravvedimento. Nella tradizione ebraica si dice che in questo momento Elohim,
questa festa Elohim giudicherà il mondo e per questo c'è il segno di settembre, il segno di bilancia. Tutti i segni zodiacali non sono, sono mal visti per i credenti, ma in realtà sono segni, le costellazioni sono segni, sono. Rappresentano tutta l'opera del nostro Signore, l'opera sua, il Vangelo, tutto rappresenta, la storia dell'Evangelo è scritta nel cielo. Perciò, in cui Dio, in questo mese, in questa festa, in queste feste, il Signore aspetta di noi il ravvedimento, Teshuvah in ebraico. E lui in questo momento giudicherà il mondo, è per questo che il segno di questo mese è la bilancia. Sì. Poiché in questo mese ognuno è giudicato dai suoi atti davanti al Signore. Sì? Questo è il segno della bilancia. Libra, in spagnolo è Libra, il segno si chiama Libra. Giorno cioè di introspezioni, di preparazione e di purificazione, confessando i peccati per prepararci a questi 10 giorni che poi sì, ci sarà questa festa del Yom Kippur, giorno del perdono. Sono giorni sacri per Israele, nessuno fa niente, perché è come un grande Shabbat questa festa del Yom Kippur, sì? Neanche si lavano la bocca. Sì? Non fanno niente, non prendono. Da non lavarsi la bocca non prendere un aereo. Quel giorno è considerato un Shabbat, simboleggia il giorno settimo o millennio, quindi non è fatto alcun lavoro. Una delle cose che caratterizza questa celebrazione è il comando di suonare e quindi ascoltare il suono dello Shofar. Possiamo vedere il video? Ascoltare lo Shofar? La reazione del nostro corpo per ascoltare lo Shofar ci prepara a un cambiamento reale. Per questo il Signore lo ha utilizzato quando furono date le istruzioni. No? Che succede? Che succede? C'è un allarme, un frantuono. La scienza moderna ha documentato le risposte fisiche che l'uomo sperimenta quando è esposto a suoni fortissimi e risonanti, come il suono dello Shofar. Lo sentiamo? Sì. Lo devi alzare da... Solo lo stereo. Dallo stereo. Thank you.
urgenti, improvvisi, no? Noti come la risposta di lotta e fuga, o fuga, ci aiutano a trattare le minacce immediate. Vediamo il numero 5. Con la chiamata del Signore, più che lottare e fuggire, quando l'ascolti, gli devi dare una risposta. Se lui ti chiama, tu devi darle una risposta. Se sei disposto tu a morire o a fare morire la tua volontà, per cominciare a crescere fino ad arrivare alla statura perfetta, rinnovando la tua mente, riempiendola della parola, benedetti dal Padre quelli che saranno alla destra. E se è necessario per la chiamata, lasciare la tua terra, la tua casa, i tuoi cari, i tuoi amici, rinunciando così al fatto di non essere più parte della loro vita, nel loro, della tua. Lasciare la tua bella e comoda vita di cristiano standard. Per farlo devi essere in grado di eseguire il primo comandamento o di rispondere a questa domanda per niente superficiale. Vediamo Deuteronomio 6,5. Tu amerai dunque il Signore, il tuo Elohim, con tutto il tuo cuore, con tutta l'anima tua e con tutte le tue forze, più di ogni altra cosa, come nelle nozze. Ti fanno così questa domanda. Il re suonerà lo shofar per vivere nel suo regno, con tutti quelli benedetti del Padre, un giorno, ormai non tanto lontano. Oppure ancora, prima lo ascolterai in modo individuale, che il Signore ti chiama prima. Sarai pronto? Amen. Pace, shalom a tutti voi. Amen.